Uomo del parcheggio, misterioso e labile. Dario, quali corti Topolino consigli di quelli meno conosciuti, ma da vedere assolutamente? Capiamo. Questo è uno dei miei preferiti. L'hanno dato molte volte su Rai 2. È una cosa clamorosa. Praticamente sono Topolino, Pippo e Paperino che devono pulire questo orologio gigantesco. E ci sono delle sequenze impressionanti. Non tanto per le gag, ovviamente, che fanno sempre con i vari macchinari, i meccanismi, quelle robe lì, o le lancette, le vedrete sempre, ma l'imponenza di questo orologio è la cosa veramente imperdibile del corto, perché ogni elemento dell'orologio è una scusa per farlo apparire imponente davanti a loro e quindi protagonista assoluto della gag, anche un meccanismo, appunto, come vedete in questo caso, questo aggeggio che non so nemmeno come si chiama, diventa un personaggio a sé stante che ovviamente ingana delle gag insieme a loro. Tipo questa roba qua, dei meccanismi, mi ha sempre fatto impazzire. Madonna, poi vanno ovviamente, tutto va a tempo di musica, il perfetto stile Disney. Ah, aspetta, vi faccio vedere delle robe, c'è tipo la prima inquadratura che qua si vedrà malissimo perché vedo che la qualità è veramente infima. Dove c'è proprio questo. Ecco, questa roba. Guardate questa cosa impossibile. Questo orologio è immenso. Praticamente arriva fino alle nuvole. Cioè, guardate questa figata qua. C'è Topolino su questa lancetta gigantesca che pulisce piano piano tutti i numeri. Incurandosi, vabbè, fregandosene dell'altezza e della possibile morte. A me queste cose giganti mi hanno sempre colpito. Guardate questa roba qua, ragazzi. Ecco, questo è quello che intendevo. Qui vediamo l'interno dell'orologio specchiato che è geniale, geniale. E poi abbiamo tutto questo carrellone che va giù e ti fa vedere tutti questi meccanismi che funzionano perfettamente a tempo di musica con Pippo gli lavadenti, che lava i denti ai denti dei meccanismi. Cioè, è veramente straordinario. A livello registico è una bomba e va visto perché le gag sono imperdibili. Poi ti faccio, andando un po' indietro nel tempo, assolutamente The Mad Doctor. A parte che, vabbè, The Mad Doctor è diventato super pop grazie a Epic Mickey e a Mickey Mouse Wild Adventure, che c'era, vabbè, c'era tutto un coso, un livello su di lui. Ed è bellissimo perché qua si vede veramente lo spirito di Disney nel dare a Topolino una vera colonna, sì, colonna vertebrale. Cioè lui voleva che Topolino non fosse solamente un personaggio utile a fare gag, scenette, eccetera, ma voleva che Topolino avesse proprio una psicologia molto forte. Quindi non più una mascotte senza anima che doveva solamente far ridere il pubblico, ma doveva essere subito riconoscibile. E qua ci sono delle cose, le reazioni umane, tra virgolette, di Topolino. Molto interessanti che mi hanno sempre colpito più di altre. Allora, beh, la storia è semplice: c'è Topolino che a un certo punto si sveglia perché sente le grida di Pluto. Pluto è scomparso, è rimasta solo la catena e l'ha rapito questo dottore, questo scienziato pazzo che lo vuole utilizzare per un esperimento. Vedete questa scena, a parte che è mega horror, vabbè, poi il bianco e nero aiuta con questo vento che distrugge gli alberi, fa diventare tipo delle braccia, vediamo le orme dello scienziato pazzo e poi questa cuccia che è distrutta, ribaltata con la catena strappata. E poi queste luci l'ha poi trasferite. Guardate questa cosa qua, che sembra macchia nera, no? In realtà è. Guardate che lo tira per il collo, lo strozza con i fulmini dietro. Queste robe qui, poi l'ha riprese per Biancaneve, tali e quali. Pluto! E poi, cioè, ragazzi, questa sembra una roba di Bergman. Ma non sto esagerando, veramente. Cioè, guardate che cazzo ha fatto, ma poi soprattutto quando il fulmine. Cioè, la luce accende praticamente questo sfondo. E, cioè, ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Questo è un corto di Topolino del 33. Cioè, con l'isola che forma il teschio. Beh, la prospettiva perfetta. Guardate questo sfondo, questo cielo, è bellissimo. Con le onde, vabbè, ovviamente, tutto perfetto, tutto va a tempo. Tra l'altro abbiamo anche questi sono dettagli che metteva Disney, che voleva tutto perfetto. Questa è una radice, no? Di un tronco che forma questa sorta di boh, sembrano quasi delle vene, dei nervi. Boh, bellissimo. Il dottor XXX. Questa cosa poi veniva ripresa anche nel platform, appunto, Mickey Mouse Wild Adventures, che si chiamava Mickey Mania. Poi
Poi è stata fatta sta remastered per PS1 con le musiche sinfoniche e tutto, che si chiamava Topolino e le sue avventure in italiano. Allora, questa roba qui, ragazzi, è impressionante, perché questo era un corto e aveva tutti questi elementi a schermo pazzeschi, non solo nello sfondo, perché ovviamente questo è uno sfondo, ma anche degli elementi poi animati con gli acetati. Questa cosa qui sembra... cioè, questo è un POV, no, un POV no, però è, diciamo, non so come chiamarlo, però... cioè, ha messo questo carrello, sì, questo piano sequenza che segue Topolino in questo labirinto quasi alla Doom. Mi ha sempre impressionato, perché, guardate, cioè, ragazzi, questo è un corto del 33, ripeto, non è... anche sta luce che si proietta su Topolino è bellissimo. Allora, l'esperimento era tipo fondere, mi pare, Pluto a questa gallina, poverina. Eccolo. Anche questa inquadratura di lui che si lava il mantello, secondo me è molto bella. Ma è pieno di idee. La cosa che mi ha impressionato davvero, salto perché poi ve lo voglio fare anche godere. La cosa che mi ha impressionato davvero tanto, secondo me, e forse ne avevo già parlato, è che, vabbè, ovviamente poi Topolino viene catturato dal dottore pazzo, lo scienziato pazzo, lo vuole uccidere ovviamente perché sa che è il proprietario di Pluto. E ovviamente c'è la classica sega elettrica da scienziato pazzo che lo deve tagliare a metà. E nonostante, a me questa cosa mi ha sempre colpito, che poi leggendo le varie biografie di Disney o le analisi dei corti di gente che ne capisce sicuramente più di me, viene fuori sempre la stessa cosa, ma soprattutto nelle biografie di Disney, che lui strappava anche copioni interi fatti da sceneggiatori, eccetera, perché non mettevano abbastanza psicologia in Topolino. E qui lo vediamo, perché Topolino, nonostante sia prossimo alla morte, cioè abbia questa ruota dentata che lo stia per tranciare di netto a metà, lui comunque continua a invocare il nome di Pluto, perché lui è venuto per Pluto, che è il suo migliore amico, cioè il suo migliore amico, il suo cane, il suo, diciamo, amico più fedele, e nonostante si stia avvicinando alla morte, lui continua ossessivamente a urlare Pluto, perché vuole prendere Pluto a tutti i costi, lo vuole ritrovare. Ed è bellissima questa cosa qua. Tra l'altro c'è una chicca, magari, che non avete notato. Prima, con i corti anni 30, c'era un elemento scenico che si utilizzava sempre. Secondo me che, cioè, abbiamo poi ritrovato nei manga successivamente una cosa simile, l'abbiamo rivista nei manga, che sono queste linee cinetiche che fanno capire allo spettatore che qualcuno si sta accorgendo di qualcosa. Non so se... aspetta, ve le faccio vedere. Guardate Pluto adesso, eh. Ecco, queste lineette qua che avete visto intorno alla faccia di Pluto, alla testa di Pluto, e guardate, ora Topolino si accorge che sta arrivando Pluto, e vedete, eccole qui, queste robette qui venivano inserite sempre, e appunto, secondo i registi, evidenziavano ancora di più la reazione di sorpresa dei personaggi. A un certo punto Disney si era rotto i coglioni di queste linee e ha detto no, basta, sono vecchie, sono obsolete, togliamole dal cazzo, e le ha tolte dal cazzo. Poi un altro corto incredibile, che sembra veramente girato domani, è Building a Building, che è un gioco di parole, ovviamente tradotto letteralmente sarebbe costruire un palazzo, ovviamente in inglese la parola è identica, quindi hanno fatto il gioco di parole Building a Building. Questo, secondo me, è cioè, io non so se i registi di animazione di oggi saprebbero riprodurre una cosa del genere. È impressionante. Cioè, non... ma non è possibile, secondo me, una cosa del genere. Questo è del 32. Guardate quante cazzo di animazioni ci sono per tutte le comparse che stanno costruendo l'edificio. Questo che fa il pranzo mentre gli altri sparano chiodi. Cioè, una cosa... guardate questa cosa che coi culi si spostano sull'asse per tingere più velocemente il palazzo. Cioè, un'idea dopo l'altra, non si fermano più. Cioè, 89 anni c'ha questo corto qui. Non... aspettate, vi faccio vedere una cosa. Questa è gamba di legno, che c'aveva la gamba di legno. Sembra quasi un platform davvero, con questa cosa qui. C'è l'inseguimento che a un certo punto è sul finale, aspettate che ve lo faccio vedere, dove c'è gamba di legno che si incazza. Cioè, è veramente una roba... ecco, ecco qua. Un po' bello il coso. Martello pneumatico nel culo, sta sempre bene. Fa la gamba di legno che diventa, cioè, martello pneumatico, un casino con la carretta. Cioè, questo è proprio un livello de... da belli. Se ne battono il cazzo per l'altro. Questo continua a cadere con le travi. Vabbè, questa è un'animazione ripetuta, però ecco, ora finita.
Bellissimo, anche questo è veramente bello da vedere. E poi bella anche questa cosa qua, Sibyl 3D. Questo è da vedere. Hanno fatto una specie di, non remake, però c'è Rudish con i nuovi corti, ha citato apertamente Building a Building con questo Fire Escape. Questo lo possiamo vedere tanto sul canale ufficiale. Questi sono quelli nuovissimi. Questi vanno visti tutti, secondo me. Versione tossici? No, 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 in realtà Pippo per la prima volta appare con questi vestiti. Quindi Rudish, siccome Rudish è un nerd peggio di me, penso con Topolino, ha semplicemente ripreso i vestiti originali della prima apparizione di Pippo, che è tipo a teatro e impazzisce durante il corto. Era un figurante che poi è diventato famoso perché al pubblico piaceva. Eccolo lì, questa è la prima apparizione di Pippo ufficiale. Sta lì, rompe il cazzo a tutti mentre tutti guardano lo spettacolo. E lui è il classico rompicoglioni che sgranocchia, fa casino. Questa è la prima apparizione. E i vestiti sono uguali, l'ha ripresi e l'ha rifatto così. Questa è una citazione, ragazzi, incredibile di Rudish. Questa è si può dire, la scrofa di Steamboat Willie. È una citazione palesissima. Ecco, qui quando inizia a suonare gli animali, è completamente pazzo, dopo lì, perché pia il gatto, lo frulla. Non gli stavano tanto, purtroppo è famosa l'antipatia di Disney per i gatti. Non ce li ha molto simpatici, insomma, è evidente. Eccoli qua, vabbè. Che li suona come un pianoforte, quindi sono bianco e nero. Questo viene prima di Steamboat Willie. Va bene. Questa roba qua mi fa sempre ridere, come volare. Ma che libro è? Poi tra l'altro la cosa fica è che in Plane Crazy e in Galloping Gaucho Topolino aveva l'iride, cioè aveva il cerchio dell'iride, quindi la pupilla non era libera come in Steamboat Willie, ma era proprio cerchiata, un po' come Felix the Cat. Ecco, guarda. Questa roba qua l'ho già detto più volte. Questa roba che vedete delle forme, dei corpi che si spiaccicano, si allungano, si accorciano, creano forme assurde, aveva un nome perché lo facevano proprio tutti gli studi di animazione in quel tempo. E a quel tempo si chiama Rubber Hose Animation, cioè animazione, bravissimi, vedi che state attenti, i miei allievi, ovvero animazione a tubo di gomma, come proprio un tubo per annacquare, perché questi corpi si distorcevano come un tubo di gomma. Stronzissimo Topolino. Stronzi. Una merda, era una merda. Anarchico totale, cioè. Ferro di cavallo, porta fortuna.
ed è qui il titolo, no? L'aereo impazzito, perché poi l'aereo impazzisce, non sanno come fermarlo. Ma poi c'è questa inquadratura POV dal punto di vista dell'aereo, cioè questo è il 1928, ragazzi, eh. Tra l'altro questa ripresa POV con questo inseguimento è stata ripresa per il gioco, appunto, Mickey Mouse Wild Adventure. It's getting on me! No, come non l'avete mai visto? Io so tutti i segreti, so tutto di questo gioco. So dei segreti che non sanno nemmeno gli sviluppatori, questo gioco. Over the water! Non capisco perché il collegamento. Questa ripresa a cono... Perché questo era un gioco che si basava tutto sui vecchi corti di Topolino, cioè ripercorreva la storia di Topolino attraverso dei corti. Addirittura ogni episodio, ogni livello, anzi ogni mondo veniva anticipato dalla data di uscita del corto. E poi c'erano un sacco di riferimenti, ma tantissimi. Per esempio in Lonesome Ghost c'era una scena dove Topolino teneva in mano un fiammifero nel buio. Non credo non ci sia nemmeno per intero Lonesome Ghost, l'hanno rimusicato, hanno fatto un casino per il copyright. E c'è una scena... No, non ci sono riferimenti di Evangelion. Questa è la posa di Paperino classica, che ovviamente viene imitato, perculato dal fanta. Questo corto è incredibile, peraltro. E se volevi incontrare... Praticamente c'è il Topolino moderno che può incontrare effettivamente tutti i Topolini vecchi. Nel livello Lonesome Ghost lo vedi passare, ma se lo vuoi incontrare c'è un segreto. Praticamente nel livello dell'ascensore, a un certo punto l'ascensore si apre dopo il livello... Te tecnicamente puoi andare avanti col livello, ma se torni indietro e torni sull'ascensore, l'ascensore ti porta in un piano segreto e incontri il topolino di Lonesome Ghost. Difficilissimo questo gioco di merda, Dio Madonna, era tremendo. Poi c'erano dei segreti, sembravano impossibili da prendere. No, ma non era qua, era... Ho detto una cazzata, era il topolino di The Mad Doctor, mi sono confuso, sono un coglione. Te ne intrappolato e devi evitare gli scheletri. Che si autodistruggevano, ti tiravano alla loro stessa testa. Madonna, che rischi, eh? Ecco, se te rientravi nell'ascensore, c'era questo segreto qua. E incontravi il topolino di The Mad Doctor. You look familiar. You look familiar? Boh, sembri familiare, de. E addirittura c'era un mondo segreto. Cioè, un mondo dedicato a un corto che è The Band Concert, che lo trovavi solamente schiacciando una leva nel livello bello del gigante. Ed era un livello folle, bello, difficilissimo. Guardate come dovevate trovare questo mondo, eh. Oh mio Dio, ho capito che ti piace anche meno di Dio Madonna. Giustrav. Ma vai, fa culo, insomma, tranquillamente. Ecco, devi aspettare che questo coso si alzasse. C'era una leva là sopra. Poi avevi una possibilità, eh. Perché poi lui muore e basta, fine. Poi devi salire su queste farfalle che avevano due o tre hit. E sbloccavi il punto interrogativo, ci andavi dentro e trovavi il mondo segreto. E qui trovavi il topolino di The Band Concert, che ovviamente dirige l'orchestra durante il tornado e ti dava un bonus, ti dava un continuo in più. Basta, ti prego, ha rotto il cazzo Topolino. Me ne frega un cazzo.